Una delle stelle più note in cielo è senz'altro Vega. Tra le stelle più brillanti in estate, Vega in alcuni periodi storici è anche stata la stella polare, la più luminosa di tutte quante. Questa stella ruota a velocità impressionanti e anche per questo è una delle stelle più studiate dagli astronomi. È la prima di cui sia mai stata scattata una fotografia, è la stella che funge da base per la misura delle luminosità delle altre stelle. Non a caso c'è chi ha detto che Vega in realtà è la stella più importante in cielo dopo il Sole. Insomma, ci sono un bel po' di cose da dire e andiamo quindi con calma, seguitemi in questa nuova puntata di Bussole Celesti, perché oggi ce ne andiamo su Vega. Questo è Bussole Celesti, il podcast di Luca Nardi dedicato alle stelle. 10 astri, uno per puntata, che ci raccontano le meraviglie della Via Lattea. Perché le stelle ci raccontano delle storie e per ascoltarle è sufficiente alzare lo sguardo. Nel 1840 il fotografo inglese John Draper fotografò la Luna in quella che divenne la prima astrofotografia della storia. La tecnica era quella di un daguerrotipo, una delle prime tecniche fotografiche che si diffusero a quell'epoca. In pratica si usava una lastra ricoperta di argento, sensibilizzata alla luce tramite un bagno nei vapori di sodio. Dopodiché, tramite l'esposizione fotografica, la luce lasciava quindi la sua impronta nell'argento, producendo così l'immagine. In questo modo Draper riuscì a ottenere la prima immagine astronomica della storia. 10 anni dopo, il 17 luglio 1850, gli astronomi William Bond e John Whipple ripeterono questo procedimento, puntando di nuovo al cielo, ma questa volta a una stella. E questa stella era appunto Vega. Ma perché proprio Vega, potreste chiedervi giustamente? Beh, perché Vega è una stella molto luminosa e importante, che è sempre stata al centro dello studio del cielo. Soprattutto Vega è una delle protagoniste dei cieli estivi, e la foto venne appunto scattata a luglio, quindi era un obiettivo ovvio per un esperimento di questo tipo. Nelle serate estive ci sono infatti tre stelle molto luminose che compongono il cosiddetto triangolo estivo. Una è Altair, la testa della costellazione dell'Aquila, l'aquila mitologica che custodiva le saette di Zeus. La seconda è Deneb, la coda del cigno in cui si trasforma di nuovo Zeus in un altro mito. La stella che ci interessa oggi però è il terzo vertice del triangolo estivo, ossia la brillante Vega. Vega è la stella più luminosa nella costellazione della lira, l'unico strumento musicale in cielo. Nella mitologia greca era la lira di Orfeo, in grado di incantare chiunque ne sentisse il suono. Fu usata nella storia di Giasone e gli Argonauti per distogliere i naviganti dal pericolosissimo canto delle sirene, portandoli in questo modo in salvo. La lira si può identificare in maniera molto semplice nelle spensierate notti estive. In estate, in prima serata, compare infatti presso lo zenith, ossia proprio sopra la testa dell'osservatore. Di fianco a Vega si può notare come un piccolo parallelogramma formato da quattro stelle decisamente più deboli di lei. Trovando allora il parallelogramma e a fianco una stella luminosa, ecco trovata la lira ed ecco quindi trovata Vega. Vega è quindi Alfa Lire, la stella più brillante di questa costellazione. Il suo nome, così come quello di molte altre stelle in cielo, verrebbe dall'arabo, attraverso la contrazione e le trascrizioni medievali della frase Al-Nez Al-Waki. Questa frase significa aquila o oppure avvoltoio impicchiata. Infatti nella cultura araba, ma anche in quella indiana, questa costellazione non era una lira, ma era rappresentata come un'aquila, oppure un avvoltoio impicchiata, appunto. Vega, per via della sua grande luminosità, era tenuta in gran conto da molte culture antiche. Per esempio in alcune, come quella babilonese, ma anche in quella romana, la sua comparsa nel cielo della sera veniva identificata come il momento in cui iniziare a mietere il grano, cosa che avviene all'inizio dell'estate, tra giugno e luglio in genere, quindi proprio quando il triangolo estivo fa la sua comparsa. Se risaliamo a tempi ancora più remoti, poi, Vega aveva rivestito un ruolo focale in cielo, in quanto a causa della precessione degli equinozi, circa 14.000 anni fa, questa stella aveva il ruolo di stella polare. Come abbiamo già accennato in altre occasioni, l'asse di rotazione terrestre oscilla nello spazio nel corso di circa 26.000 anni e quindi cambia la direzione in cui punta in cielo in maniera ciclica, spostando così il luogo del polo nord celeste. Nel periodo attorno al 12.000 a.C., Vega era quindi la stella polare, arrivando a trovarsi ad appena 5 gradi di distanza dal polo nord, e questo fatto succederà di nuovo attorno all'anno 14.000. In effetti, tra le stelle che possono rivestire il ruolo di stella polare, Vega è in assoluto la più luminosa.
Ma questo non è l'unico primato di Vega, ce ne sono altri che rendono questa stella una delle più importanti in assoluto in cielo per lo studio delle altre stelle, ma conosciamola meglio. Prima di continuare, iscriviti al canale YouTube di Luca Nardi per non perdere i prossimi contenuti podcast, video e live. Puoi inoltre sostenere questo progetto di divulgazione mettendo like, commentando e condividendo questo contenuto. Se vuoi, puoi fare un passo in più e sostenere il progetto anche dal punto di vista economico. Puoi farlo tramite la pagina Tipeee. Tutti i link sono qui sotto in descrizione. Nel 1805 l'astronomo gesuita Giuseppe Calandrelli provò a misurare la distanza di Vega tramite parallasse stellare. La tecnica consiste nel misurare la posizione della stella a distanza di 6 mesi per verificare quanto si sposta rispetto allo sfondo delle stelle fisse. Da questa misura si può poi derivare la distanza stessa della stella. Quello di Calandrelli fu però un tentativo un po' rozzo, diciamo. Le prime misure di parallassi stellari, come si deve, arrivarono nel 1838, grazie al lavoro dell'astronomo tedesco Friedrich Wilhelm Bessel. In quell'anno egli pubblicò due studi che sono considerati le prime vere e proprie misure di distanze stellari. Il suo obiettivo fu la stella 61 Cigni, ma in breve tempo vennero calcolate altre parallassi, compresa appunto quella di Vega. Il valore calcolato ci diceva che questa stella è a circa 25 anni luce di distanza dalla Terra. Vega è una stella di sequenza principale, ossia che sta bruciando l'idrogeno nel suo nucleo. È una stella di classe spettrale A0, quindi di colore bianco-bluastro. Attraverso la fusione dell'idrogeno produce elio e questo processo emette una luminosità pari a circa 50 volte quella del Sole. Un bel po', ed è così luminosa innanzitutto perché è una stella più massiccia del Sole. La sua massa infatti è circa il doppio di quella della nostra stella, 2,16 volte per l'esattezza. Tuttavia la sola massa non è sufficiente per spiegare una luminosità così tanto più elevata di quella del Sole. Approfondì questo fatto l'astronomo Richard Gray in uno studio del 1988. Gray propose per primo che la luminosità in eccesso di Vega poteva essere spiegata se questa stella era in rapida rotazione, con il polo rivolto verso di noi. Negli anni successivi è stato stimato che la velocità di rotazione di Vega deve essere veramente molto elevata, circa 175 km al secondo all'equatore. Per confronto il Sole ruota da appena 2 km al secondo e impiega 27 giorni a fare un giro su se stesso, mentre Vega impiega appena 16 ore. C'è una bella differenza, insomma, e ci aspettiamo quindi che Vega sia molto oblata, ossia quindi rigonfia l'equatore e schiacciata ai poli. Tutti i corpi rotanti lo sono, persino la Terra, ma per Vega questo fatto è davvero estremo. E questo fatto è stato proprio misurato, in effetti. Tramite misure interferometriche si è visto che Vega ha un diametro quasi 3 volte più grande di quello del Sole, proprio a causa di questa rapida rotazione. All'equatore è circa il 20% più grande rispetto al polo, per capirci, quindi c'è una differenza molto consistente. È così espansa che a causa della rotazione è vicina alla sua velocità di rottura, ossia il suo materiale riesce a malapena a rimanere insieme a causa della forza centrifuga che controbilancia e quasi supera la forza di gravità che la tiene insieme. Essendo Vega una stella così tanto luminosa, ma anche ben accessibile dagli osservatori boreali, è stata scelta come uno standard per il calcolo delle luminosità delle altre stelle. La luminosità delle stelle si calcola infatti con la scala delle magnitudini. La magnitudine 6 corrisponde alle stelle più deboli, quelle visibili a occhio nudo. Sopra questo valore la luminosità invece è inferiore, sotto questo valore la luminosità è superiore. Il Sole ha una magnitudine di meno 26, mentre Sirio, che è la stella più luminosa del cielo, ha meno 1,47. La stella polare, per capirci, ha circa 2 magnitudini di luminosità. Quando però si vogliono misurare questi valori di magnitudine con il proprio strumento, è necessario fare un'operazione di calibrazione di questa scala. Questa calibrazione in genere si fa proprio con Vega. Cioè si impone che Vega per definizione abbia la magnitudine pari a 0 e quindi la magnitudine delle altre stelle si calcola rispetto a lei. Altre volte questa calibrazione viene fatta con Vega e un gruppo di altre stelle simili, facendo poi una media tra di loro. Tecnicamente questa operazione si può fare con qualsiasi stella di magnitudine nota, ma Vega è appunto quella più usata per tradizione, possiamo dire. Una stella molto importante quindi, ma che fine farà questa stella? Essendo il doppio del Sole, la sua vita sarà circa 4 volte più breve, perché più le stelle sono massicce, meno tempo impiegano a fondere i loro elementi nel nucleo. E questo tempo varia con il quadrato della massa, e quindi, siccome è il doppio del Sole, allora sarà un quarto la sua vita.
significa che se il Sole ha una durata della vita stimata è circa 11-12 miliardi di anni in totale, per Vega dovremmo essere attorno ai 3 miliardi di anni. Quando morirà diventerà una bellissima nebulosa planetaria, così come tutte le stelle di massa simile a quella del Sole. Vega comunque è ancora lontana da questo momento, perché la sua età oggi è di appena 500 milioni di anni. Ecco quindi che questa stella continuerà a brillare ancora a lungo nei nostri cieli, solcando le notti estive con la sua bellissima luce brillante. Vi ringrazio per avermi seguito in questa nuova puntata di Bussole Celesti e ci vediamo in occasione delle prossime puntate. Date un'occhiata in descrizione per i vari link che vi lascio come al solito. Se volete supportare il canale, se volete iscrivervi e attivare la campanella, trovate tutto quanto qui sotto. Ciao e alla prossima!